Ma innanzitutto voglio fare i migliori auguri ai neoeletti sindaci della nostra regione, in maniera particolare quelli eletti questa notte. E poi voglio ringraziare tutte le forze del Partito Democratico e tutti gli alleati delle nostre coalizioni con i civici, con il Campo Largo nel Movimento 5 Stelle, davvero un lavoro importante, e per questa ragione ringraziamo tutti i nostri del PD a livello locale. Questo tema delle elezioni amministrative ovviamente si riversa sul sistema regionale. Da questo punto di vista vogliamo sollecitare il governo Marsilio ad affrontare alcune criticità di questi ultimi mesi. Innanzitutto il caro carburante, il caro gasolio, che attanaglia una serie di settori dell'economia, ma soprattutto le famiglie e i nostri lavoratori. E poi il problema della siccità. L'Abruzzo è una regione segnata dalla presenza dell'agricoltura, in particolar modo il Fucino, e questa carenza idrica e la mancata programmazione da parte della giunta regionale, del commissariamento, dei consorzi di bonifica, porta a una serie di criticità ulteriore. E poi le tante vertenze sindacali in essere con la crisi che c'è nel mondo del lavoro. Siamo all'inizio poi della stagione turistica e sappiamo le tantissime difficoltà non affrontate da questa giunta regionale, dalla chiusura dei prati di Tivo al fallimento della politica di contrasto all'erosione. Una serie di criticità, ma soprattutto una serie di inefficienze della giunta Marsilio, dovute sostanzialmente alle divisioni tra Fratelli d'Italia e la Lega.